Salve a tutti, nuova puntata di questa serie Tennis for Two, chiamato Le palle della Meloni. Scusate la tosse del torneo. Niente, oggi si va assolutamente di Colosseum Open. Torneo ufficiale 2 stelle, 16 partecipanti, un set, diciamo, a 3 game, si arriva a 3 col solito meccanismo. Se in caso di due pari si arriva a 4, in caso di tre pari tie break. Si parte dagli ottavi di finale della nostra Georgia, che affronta la Liza Lipova. Tutte le russe sono tutte Lipine, Lipova, che hanno tutti problemi di grassi, Lipine, Lipova, vabbè, comunque, mi pare, eppure sembra difficile che una russa possa avere problemi di grassi, in Russia dove non mangiano, e comunque, vabbè, comunque, ecco qua, si comincia, batte la Lipova, per prima. Servizio, primo servizio fuori, secondo servizio la Lipova. Iniziazione un po' così della Georgia, che poi niente, si blocca. 15-0. Buona ricezione della Georgia. Niente, oggi era labirintite e purtroppo siamo solo labirintite, quella potente. Buona ricezione stavolta della Georgia. Prova a incrociare, la prende la Lipova e poi finalmente va a segno. 30-15. Ottima risposta della Georgia, che si apre il campo. 30 pari. Dai, forse ha scacciato per ora la labirintite la nostra Georgia. Primo servizio fuori per Lipova, secondo a segno, ottima risposta la Georgia. Prova ancora e tira fuori la Lipova, tira fuori la palla, palla break per la Georgia. Bene questa risposta, ancora bene la Georgia, ancora schiacciata la Georgia, va a segno, attenzione, subito break della Georgia, 1-0. E niente, purtroppo la labirintite colpisce la nostra Georgia, non possiamo fare niente, perché sempre comunque c'è tanto ritardo. Bello rovescio la Georgia, sia per il campo come il suo solito, come sa fare lei. 15 pari, però vai bene Georgia, pronuncia lato a lato, ottima ancora, bene ancora la Georgia, l'altro lato, prova a aprirsi il campo e chiude il punto, benissimo, 30-15. Scusate, ok, bello dritto incrociare della Georgia, 40-15. Buono. Bene la Georgia, ancora la Georgia. Benissimo, ancora così. Bene, incrociare. Campo aperto all'altro lato e lo sfrutta. Com'è aggressiva. Game Meloni, 2-0. Festeggia anche il cane di mia sorella, che è qua in casa, come avete sentito, credo. E niente. Frida, il cane mia sorella, fa il tifo per la Giorgia Meloni, l'abbiamo capito.
Dopo ti firma l'autografo, Frida. Dopo ti firma l'autografo. E 15-0. Mi sposta un po' così la Giorgia. Prova a reagire, benissimo. Prova ancora a incrociare, aprirsi il campo. Stavolta la prende, sbaglia completamente la Lipova. 15 pari. Ottimo rovescio, incrociare, si apre nuovo il campo. Se però non chiude benissimo, e allora riprova a incrociare. Attenzione! Punti spettacolari qui ancora. E 30-15. 30-15, attenzione. La Giorgia ha due punti dal match. Primo servizio fuori a Lipova. Ottima. Ottima risposta della Giorgia, che va di schiacciata. E va. 15-40. Signori, due palle match per la Giorgia. Bella risposta. Attenzione, si apre il campo, ma poi ti dimentica per un attimo che sta giocando a tennis. Quindi 30-40, ancora una palla match, primo servizio fuori della Lipova. Secondo lo tira sulla riga. Ancora Giorgia. Ottimo rovescio incrociare la Giorgia, si apre il campo ma non lo sfrutta bene. Ancora la Giorgia e alla fine chiude il match 3-0 per la Giorgia Meloni. 3-0 Meloni, signora, signori, signora, vabbè. Devo dirvi la verità, questa è la quarta puntata di fila che registro. Io, le ultime quattro puntate che state vedendo le ho registrate tutte una presso all'altra, quindi sono un attimo andato. Comunque 100% di primo servizio per la nostra Giorgia, signori. 3-0. Passa agli ottavi, si qualifica per i quarti la nostra Giorgia Meloni. Sophie Walker continua. Bene. E la prossima è Renny Ivankov, avversario non sappiamo se è forte o no. L'unica cosa che vediamo è che ha un naso importante, magari rispingerà le palle con quello, con colpi di casate, magari c'ha la racchetta nel naso, rispinge comunque. No, comunque vedremo. Ecco qua, oggi in questa partita ai quarti finale Giorgia Meloni affronta Renny Ivankov e il suo naso importante. Vediamo un po'. Batte la Ivankov. Primo servizio fuori la Ivankov. Secondo in campo, risponde bene la Giorgia, ma cioè, gioca bene la Ivankov. Attenzione. E niente, poi la labirintite. Poi la labirintite, quindi colpisce la Giorgia 15-0. Buona risposta la Giorgia, si apre il campo. Di rovescio la chiude. 15 pari. Ottima, buona risposta. Ottima risposta la Giorgia. Qualche mondo prova a difendersi. Ottimo rovescio a incrociare. Prova a colpire l'altro lato. Benissimo la Giorgia. 15-30. Benissimo, ottima risposta la Giorgia. Ancora colpisce. Benissimo così. Con la Giorgia. A incrociare. No, ancora la Giorgia. Sempre incrociare, attenzione! Bel colpo della Ivankov. Bella giocata la Ivankov. 30 pari. Primo servizio fuori. Secondo servizio per la Ivankov. Sulla riga, ma Giorgia Meloni risponde con un bellissimo dritto incrociare. Ed è palla break per la Giorgia.
Ancora. Ancora. E niente. Dabbi in tite di nuovo per la Meloni. 40 pari. Ottima risposta da Giorgia. Prova a incrociare l'altro lato e va a segno, punto. Vantaggio Meloni. Bellissimo dritto da Giorgia, si apre il campo. Prova a chiudere, punto, non ci riesce. Attenzione! Attenzione, Ivanko, anzi, mette molto in difficoltà la Giorgia. Vai a incrociare. E niente, l'Arabi in tite di nuovo. L'Arabi in tite di nuovo. Parità. Primo servizio fuori per la Ivankov. Secondo servizio fuori a Ivankov. Doppio fallo, vantaggio Meloni. Questo a segno, Giorgia non risponde benissimo. Prova a rifarsi. A Situazione di parità. rifarsi nel punto. Peccato che input siano quelli che sono. Questo gioco va bene. Bene, Giorgia. Ok. Oh, mamma, che brutta palla. Prova ancora a incrociare la Giorgia. Prende ancora, ancora incrociato l'altro lato. Bel dritto incrociato la Giorgia, si apre il campo e la sua opportunità per chiudere il Palla punto. break, non è il momento di Ed è di mollare. nuovo vantaggio Meloni. Palla break per la Giorgia. Risposta non perfetta. E a segno, grazie anche a un attacco Break di convertito. Alzheimer barra labirintite della Ivankov. 1-0 Meloni. Adesso era Meloni a servizio. Buona risposta da Ivankov. Attenzione. Come incrociare ancora. Adesso la Meloni prova a far correre la sua avversaria. Ma Ivankov le prende tutte. Attenzione, ancora Meloni. Ancora Meloni, corre la Ivankov. Le prende tutte la Ivankov. Ancora incrociata Meloni. Prova incrociata all'altro lato. La prende Ivankov. Prova a prendere contropiede. La Ivankov la prende ancora, attenzione. Un punto che sembra infinito. Ancora la Meloni. Riesce a incrociare la Meloni, prova a aprirsi il campo e chiude dall'altro lato, ma la Ivankov prende anche questa. Dritto incrociare il nastro, ma la palla passa lo stesso alla fine. Riesce Da Daniel la Petrinelli. Meloni a ottenere il punto del 15-0 dopo uno scambio che letteralmente non finiva più. Eh, 15, love. ancora ottima giocata qua della Giorgia. 30-0. 13, love. È fuori, è Petrinelli. fuori. 30-15. Primo servizio fuori con nastro della Giorgia. Prende dentro, prudente. Prova a prendere in contropiede, ma la prende lo stesso. Ancora. Ancora. Prova a incrociare la Giorgia. Prova a incrociare l'altro lato. La prende ancora. Di nuovo la Giorgia. Ancora. Si apre il campo. Prova a chiudere. Non viene benissimo. La prende anche questa.
prende anche questa la Giorgia. Prova ad attaccare la Ivankov. Punto che non finisce più. Ancora la Giorgia. Ivankov ancora. Di nuovo la Giorgia. Da un altro lato. Ancora di là. Ancora di là. Ancora incrociare e finalmente chiude questo punto la Georgia. 40-15. Punto importante, potrebbe portarla sul 2-0. Sarebbe un vantaggio importante a questo punto del match. Ancora. Prova ancora a colpire. C'era l'altro lato la Giorgia. E niente! Poi purtroppo l'abilitita la meglio su di lei. E quindi 40-30. Sono bella. E poi niente, la palla le passa accanto. Lei pensa ai suoi comizi e non reagisce. 40 pari, primo servizio va fuori. Niente. Ancora Giorgia. E niente, di nuovo, niente da fare. Non i momenti labirintiti della nostra Giorgia, come di tutte le altre tenniste in questo gioco, purtroppo si fanno sentire. Comunque recupera parità. Potente. Niente, non niente, non niente. Giorgia, ti apre il campo. La prende sempre la Ivankov. Ancora Giorgia. Prende anche questa. Ancora. Ancora incrociare. No. Bene, ancora la Giorgia, ribatte colpo su colpo. Ancora. Ancora di là. Prova a incrociare, la prende ancora la Ivankov. Attenzione, ancora la Ivankov. Ma la palla va sulla rete. E 40 pari. Con sta Ivankov ogni punto è una sofferenza strappare ogni punto alla Ivanko, perché le prende tutte. Ma ottima Passa in qua è la vantaggio. Giorgia, Bisogna che con questo dritto confermare con un incrociare servizio. impossibile per lei da prendere. Tiene il vantaggio. E di nuovo, signori. Niente. Le passano i momenti labirintiti e poi è dominante. 2-0 Meloni. Batte la Ivankov. Risposta non perfetta la Meloni. Ancora. Vai, benissimo. Una volée Insomma, maestra. secondo me la Meloni quando si blocca in quella maniera è perché in quel momento gli viene in mente Burioni. Le risposte gli dà Burioni ai suoi comizi, lei non sa cosa fare, cosa rispondere, va in palla e quindi si blocca in quella maniera. Ma comunque la Giorgia sembra adesso comportarsi benissimo. Prende anche questa. Ottimo incrocio di dritto, signori. 0-30, due punti soli separano la Giorgia dal match. Ok. Ora, ottimo dritto incrociare, ma la prende ancora Ivankov e qua la Ivankov non Questo può le fare permette di niente. avere 30 punti. 0-40, 3 palle match per la nostra Giorgia.
Così, ottimo palla incrociare, di nuovo diritto, Corbolini, attenzione, e niente, le toccherà aggredire niente, labirintite, 15-40, ottima risposta la Georgia, ancora attenzione, benissimo la Georgia ancora, incrociare per aprirsi il campo, incrocia altro campo, niente, quella di là la prende ancora la Ivankov, la fa correre la Meloni, prova a incrociare, non va, di nuovo, attenzione, e niente, sempre la Benintite, la palla gli passa là davanti, non sa cosa farne, e la palla sfila, c'è quei momenti un po' così, sono i momenti Burioni, ecco, momenti così, 30-40, ancora una palla match per la Georgia, attenzione a possibilità, e ci riesce, oh, bene così, la nostra Georgia Meloni riesce a chiudere questo match 3-0, risultato un po' bugiardo rispetto a quello che si è dimostrata essere effettivamente la Ivankov. E bene così per la Georgia, al quale aspetta la semifinale di questo Colosseum Tournament, Colosseum Open, semifinale che vivremo nella prossima puntata, quindi contro la Sara Grau che c'ha tra l'altro la racchetta, il triangolo della racchetta intinta con la parte bassa della maglietta, secondo me magari ha lavato magari la racchetta assieme alla maglietta, gli si è spinta un pochino la maglietta, per poi capitare. Comunque, detto questo, direi che possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su tennis molto chiamata Le Palle della Meloni. Quindi, semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.